Io sono Elena Belluso, sono professore di mineralogia ambientale presso il Dipartimento di Scienze della Terra e con una collaboratrice in particolare e anche alcuni collaboratori ci occupiamo un po' da anni di quello che si chiama, noi chiamiamo orientamento alle scienze, e abbiamo deciso di partecipare a questa attività bambini e bambine università già l'altro anno, con l'idea che questa possa essere un'occasione per cercare di aprire i bambini, quindi i giovani di questa età, un po' al mondo della scienza. Abbiamo deciso già l'altro anno di partecipare a questa iniziativa Bambine e Bambine Università perché per noi rappresenta una delle poche occasioni, forse la prima, di cercare di aprire un po' i bambini, i giovani di questa età a quello che è il mondo delle scienze, ma delle scienze non solo particolarmente eclatanti come quelle manifestazioni vulcaniche, le fusioni di lave o i terremoti di cui anche si parla nei media, ma anche di quelle un po' meno importanti ma che ci riguardano un po' tutti i giorni, che sono per esempio l'utilizzo dei minerali in questo senso. E l'idea di poter parlare dei bambini che sono menti giovani, fresche e curiose ci dà un po' la speranza che questi da grandi possano essere interessati al mondo scientifico di qualunque tipo, e quindi a qualunque argomento possono interessarsi, ben venga. Perché purtroppo quando arrivano poi alle scuole superiori le scienze non sono poi tanto di loro interesse, anche perché non vengono particolarmente coltivate dagli insegnanti e anche un po' dai pochi spazi che hanno.